I turisti che in questi giorni di vacanza affollano Arezzo e visitano anche il nostro Duomo sono ben felici di rispettare la richiesta fatta da Don Alvaro Bardelli, parroco del Duomo, ovvero il fatto di poter entrare all'interno della cattedrale portando in braccio i propri amici a quattro zampe. Gli animali nella cattedrale di Arezzo sono sempre entrati ed in generale non c'è una norma che lo impedisca esplicitamente, ma non in tutte le chiese è consentito l'ingresso. Non lo sapevamo, però dopo abbiamo letto che si poteva, è una cosa bella, una cosa per noi che abbiamo i cagnolini appresso, che siamo in vacanza, avere l'opportunità di visitare il Duomo con il cagnolino in braccio è una cosa positiva. Quindi non la percepite come una restrizione, ma come un'opportunità? No, no, sì, un'opportunità. Dopo aver raccolto per l'ennesima volta gli escrementi proprio tra le panche della cattedrale, ecco la richiesta di Don Alvaro. Si può entrare a patto che siano tenuti in braccio. Voglio molto bene gli animali, poi sono di Cortona, perciò la mia Santa Margherita da Cortona è sempre raffigurata con un cane, perciò figuriamoci il bene che voglio agli animali, anche se non sono un animalista. Perché i cani sono i cani, i figlioli sono i figlioli. Qualche volta mi sembra che oggi si esagera un po', si prendano i cani, si mettono i cani al posto dei figlioli. Premesso questo, se c'è rispetto, io non ho nessun problema che vengano anche gli animali, purché con il rispetto per il luogo sacro. Questo è venuto un po' meno, perché purtroppo i cani sono cani, gli animali sono animali, e i padroni poco attenti, e abbiamo dovuto registrare ripetutamente episodi spiacevoli. I bisognini degli animali, dei cani in chiesa, allora, per rispetto al luogo sacro, non credo che in teatro siano ammessi i cani, che in tribunale e in altri ambienti siano ammessi i cani. Ecco, siamo liberali, però ecco, con il rispetto, e siccome l'attenzione dei padroni è venuta un pochino meno. E capite che se in un ambiente, in una colonna, ci passa un cane e poi ci si fermano tutti, è inutile lavare con la varichina o altro. E anche altri effetti più spiacevoli, non mi dilungo in spiegazioni. Allora il discorso è questo, benvenuti cani in chiesa, però dico, come ho detto anche sul giornale oggi, li vestite come bambini, e mettetegli anche i pannolini, perché per rispetto al luogo sacro. Chiaro, anche gli animali più grossi, se detto, se mai portateli in braccio, non è una cosa semplice, capisco, però un minimo di rispetto, proprio questo per richiamare al senso del rispetto e del dovere i padroni, non tanti cani. Ecco, e per il resto sono creature di Dio, perciò non ci sono problemi di principio, però rispetto per il luogo sacro sì, sempre. In ogni caso, alla fine è il buon senso e soprattutto l'educazione dei proprietari a fare la differenza. Avete letto il cartello e quindi come vi siete comportati? E quindi ci eravamo organizzati per entrare a turni in famiglia per tenere il cane fuori, visto che ha un certo peso e tenerlo in braccio non si poteva, ma poi abbiamo chiesto all'ingresso e ci è stato detto che potevamo entrare se il cane era tranquillo, e quindi siamo comunque stati... Ci siamo alternati per tenere il cane quieto vicino alle panchine, però siamo entrati col cane tenendolo... Però chiaramente se le persone non sono civili e tengono sporco, è giusto che si mettano delle regole. Ecco. Io dico la verità, lo porto dappertutto, non vedo discriminazioni. Però se lo dovesse tenere in braccio per entrare in Duomo avrebbe problemi? No, perché l'abbiamo sempre portato dappertutto. Okay.